tutti cari amici del canale, ben ritrovati su Dr. Loomis Channel per un nuovo video unboxing dedicato a un prodotto che ho recuperato su eBay. Si tratta di un prodotto ormai fuori catalogo, l'ho trovato a un buon prezzo, vi dico pure il prezzo che ho pagato, 22 euro ad un'asta, e quindi ve lo voglio mostrare. L'ho appena anche spacchettato, ho voluto dare un'occhiata anche al booklet che c'è all'interno. E il prodotto è Natural Born Killers, pellicola girata nel 1994 dal regista Oliver Stone, sceneggiatura di Quentin Tarantino. E niente, pellicola che io sinceramente non avevo mai acquistato, né nel formato DVD, nemmeno nel formato Blu-ray semplice Amarai. E poi mi ero accorto che era uscita in passato questa edizione Digibook. E niente, l'ho voluta recuperare, molto carina, edizione UK con audio italiano. Scusate l'angolazione un pochino diversa, infatti mi si vede in maniera quasi integrale, ma oggi avevo voglia di fare questo video mostrandovi il prodotto così, senza stare sempre in alto, e niente, quindi vabbè, oggi facciamo questo esperimento. Tra poco cambieremo angolazione, vedremo il prodotto dall'alto verso il basso, così diamo un'occhiata anche al booklet che c'è all'interno. Non c'è molto da dire sul film, l'ho visto una sola volta tantissimi anni fa, credo verso la fine degli anni 90, non mi era piaciuto, quindi per me sarà una seconda visione, spero di apprezzarlo di più. All'epoca volli vederlo perché avevo letto che era da una sceneggiatura di Quentin Tarantino, diretto dal grande Oliver Stone, quindi avevo molte aspettative per questo film, ma diciamo il montaggio troppo frenetico non mi era mai piaciuto, quindi in quella prima visione. Ma adesso voglio dargli un'altra occasione a distanza di tanti anni, e niente, poi comunque il cast è di primo ordine, c'è Juliette Lewis, c'è Woody Harrelson, c'è anche Tommy Lee Jones, Robert Downey Jr., insomma è sicuramente un film che va rivisto. Ci sono anche dei contenuti extra, un commento audio di Oliver Stone che sicuramente non sarà sottotitolato come spesso accade con i prodotti della Warner. Poi abbiamo scene eliminate, un finale alternativo, un'intervista al Charlie Rose Show, insomma ci sono vari contenuti extra che adesso vediamo da un'altra angolazione. Allora, vediamo più da vicino questa edizione di Natural Born Killers, edizione Digibook, il miglior film degli anni 90, dice Entertainment Weekly. Giriamo un po', vediamo la costina di questo Digibook Warner Bros. E poi abbiamo il flyer che è appiccicato, strappiccicato aggiungerei, con la colla in tutti i punti. Tra poco lo staccheremo, vedremo un po' se ci sono dei danni. Anche perché appunto, essendo un prodotto sigillato ed è un prodotto uscito in commercio ormai da tantissimi anni, voglio vedere se c'è stato qualche danno nel tempo. Edizione, come già specificato, che contiene anche la traccia italiana, oltre a quella inglese, quella francese, quella spagnola, quella tedesca e quella giapponese. Abbiamo anche dei contenuti extra, come già accennato prima, il commento audio, additional scene, alternative ending, e poi abbiamo questa intervista, penso sia un estratto di un'intervista al The Charlie Rose Show, e poi abbiamo il trailer, oltre al booklet che impreziosisce sicuramente l'edizione. Andiamo a staccare, vediamo un po', tolta una, tolta due, tolta tre, questa pure. Ok, non ci sono danni, insomma hanno messo queste 5 gocce di colla, ma fortunatamente non ci sono problemi, neanche di aloni. E abbiamo quest'altra immagine abbastanza iconica del film con Juliette Lewis e Woody Harrelson. Nel cast abbiamo anche Tom Sizemore, che poi per la precisione Quentin Tarantino ha curato la storia, ma la sceneggiatura risulta essere di David Veloz, Richard Wutowski e lo stesso Oliver Stone. Giriamo e diamo un'occhiata al booklet all'interno. Andiamo a sfogliare, una buona carta. Vengono alternate immagini al testo, con varie curiosità sulle riprese, sugli attori. Prodotto uscito
presumo verso la fine del 2009, forse questo, vediamo se è specificato, scusate, voglio proprio vedere, 2008, questo è uscito nel 2008, questa edizione, Tommy Lee Jones. Oliver Stone, trivia, poi abbiamo il classico trivia, ecco qua, Tommy Lee Jones, Director's Note, e poi ultime immagini, e qui poi su, al termine del Digibook abbiamo il disco Blu-ray, ecco qua. Spesso le edizioni Amarayla si trova anche a prezzi molto bassi, ho trovato anche a 5-6 euro, almeno fino a poco tempo fa. Bene, quindi termina qui questo video unboxing dedicato a questa edizione Digibook del film Natural Born Killers, Assassini Nati. Di recente vi ho mostrato anche un altro articolo Digibook che ho voluto recuperare, ovvero Malcolm X, infatti in quei giorni ho dato un po' di tempo alle ricerche di questi prodotti di Digibook e ho trovato anche questo film Natural Born Killers, e sono contento di averlo recuperato ad un buon prezzo alla fine per un prodotto che ormai è fuori catalogo. Bene, io vi ringrazio di aver seguito questo video con questa angolazione un pochino alternativa. Grazie di cuore, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, attivate anche la campanella così non appena verrà caricato un nuovo video sarete subito avvisati. Grazie di tutto e alla prossima!